buongiorno a tutti, grazie di essere venuti per pubblicizzare, come giustamente va pubblicizzata, questa grossa operazione di pulizia che abitola un po' tutti gli organismi di eccellenza della Polizia di Stato, cominciare dallo SCO, la Scuola Comune di Reggio Calabria. Sul coordinamento della DDA oculato, costante, preciso e fattivo della DDA di Reggio Calabria in persona del procuratore Cafio e del procuratore aggiunto dottor Nicola Cantevi. I profili internazionali sono stati curati dal Servizio di Cooperazione Internazionale di Polizia. Questa operazione è, diciamo, importante perché segna l'avvio di una più ampia azione di contrasto avviata nei confronti dei cartelli criminali dell'Andrangheta calabrese, perché si parla di proprio cartelli criminali. Un complimento particolare a livello personale lo voglio estendere al personale della Scuola Comune di Reggio Calabria, in persona del dottor Semeraro, dottor Rattà e tutti gli uomini che hanno curato questa operazione di pulizia, che ha richiesto enormi sacrifici sul piano umano, un'indagine che dura da un anno e qualcosa, enormi sacrifici aggravati dal fatto che parecchia attività è stata svolta anche all'estero. E passo la parola ovviamente al nostro coordinatore, procuratore Cafio De Rao, che avrà modo di illustrare nei dettagli questo inizio di azioni di contrasto ai cartelli indranghetisti a livello nazionale ed internazionale. Grazie. Buongiorno. Devo dirvi che sono lietissimo oggi di essere qui per questa operazione davanti a voi con i rappresentanti più significativi delle indagini a livello locale e a livello nazionale. Con il questore Longo abbiamo operato per tanti anni insieme, devo dire anche raggiungendo risultati veramente notevoli per il luogo in cui ho operato in passato. Ricordo già l'arresto di Francesco Schiavone Sandokan, che era e continua a essere uno dei personaggi più significativi del clan dei Caseresi. Faccio questa digressione per dirvi come sia importante operare con persone che sentono l'indagine, sono capaci anche nella posizione, direi, di capo di un ufficio così ampio, grande, complesso qual è quello di Reggio Calabria, portare avanti appunto una questura e quindi solitamente il questore non si occupa direttamente delle indagini. Noi invece a Reggio abbiamo la fortuna di un uomo che l'indagine la vive quotidianamente, pur non essendo lui il dirigente delle operazioni, certamente lui che le sostiene. E di questo me ne rendo conto quotidianamente, allorché avendo contatti con lui mi accorgo che è un motore sotto questo profilo. E questa operazione ne segna, credo, proprio il momento più evidente della sua responsabilità e la sua conduzione. L'operazione è tanto più significativa perché ha visto la collaborazione stretta, come avviene in ogni grande operazione, del servizio centrale operativo. Abbiamo qui sia il dottor Raffaele Grassi, che appunto lo dirige attualmente, che il dottor Andrea Grassi, entrambi del servizio centrale operativo, proprio a dimostrazione di quanto importante sia stato il loro apporto con la squadra mobile di Reggio Calabria. La squadra mobile di Reggio Calabria, come diceva poc'anzi col dottor Semeraro, il dottor Rattà, e la squadra di uomini, di, come ho detto poc'anzi, nell'ufficio del questore, uomini dello Stato, perché operazioni di questo tipo
non solo sono importanti per la professionalità che evidenziano, ma sono tanto più importanti in quanto dimostrano quanto riservata sia stata l'indagine. Uno dei problemi fondamentali in Reggio è appunto la fuga di notizie, per cui il latitante difficilmente lo si riesce ad arrestare, perché viene raggiunto dall'informazione ancora prima che l'operazione venga impostata. Non sono stati rari i casi nei quali sapessero le intercettazioni ambientali o telefoniche nel momento stesso in cui esse cominciarono. E questo lo sottolineo perché è fondamentale, un'operazione che è durata mesi, portata avanti in questo modo. E, tutto naturalmente nasce da una, diciamo, da un'attività anche di pedinamento sostanzialmente, se vogliamo, di attività tecniche attraverso Denis Pasqualone, uomo di Francesco Mirta, ed è attraverso di lui, attraverso accurate indagini, che si è riusciti a raggiungere all'estero Francesco Mirta. Le attività che sono state compiute anche grazie all'Interpol, il servizio di cooperazione internazionale della polizia, anche qui una piccolissima digressione, il capo della polizia Alessandro Panza ci è stato particolarmente vicino e ha sostenuto anche in prima persona questa operazione, e l'Interpol con il servizio di cooperazione internazionale ugualmente l'ha supportata per quanto riguardava i contatti internazionali anche con l'Olanda. Devo dire che attraverso questa attività tecnica, peraltro il collega Gratteri che ha seguito l'operazione portandola avanti in prima persona, ha anche avviato rogatorie che hanno agevolato, hanno consentito sostanzialmente l'arresto di Francesco Mirta, ma non solo l'arresto di Francesco Mirta, perché devo dire che questa operazione non si conclude semplicemente all'arresto di un uomo che è ricercato per un omicidio commesso nel 2007, quello di Pizzata Bruno, è omicidio nel gennaio 2007, un omicidio per il quale ha subito la condanna all'ergastolo, almeno in primo grado. Ora aspettiamo di conoscere quale sarà l'esito dei successivi gradi, ma devo sottolineare che l'operazione che ha portato all'arresto di questo personaggio di grande importanza anche per la famiglia alla quale appartiene, uno dei fratelli coinvolto nella strage di Duisburg, un personaggio sicuramente apicale nell'ambito dell'andrangheta della provincia di Reggio, e direi è ancora più significativo perché a questa attività di ricerca si è accompagnata un'attività investigativa che ha portato addirittura al sequestro di ben 40 kg di cocaina. Il Mirta, appunto, aveva nella disponibilità questo enorme quantitativo di sostanza stupefacente. Io intendo pubblicamente dare atto della grandissima professionalità di tutti coloro che hanno partecipato a questa operazione, e penso che sono operazioni come quella di oggi che dimostrano che Reggio cambia nelle forze dell'ordine, nelle forze di polizia, in quelle forze che devono contrastare e contrastano la criminalità con grandissimo impegno. Penso che queste sono le prove evidenti di istituzioni di polizia che funzionano. Io passo la parola al dottor Gratteri per i particolari dell'operazione. Buongiorno. Ricordo quando si è insediato il procuratore Capiro De Rao, e una delle prime cose delle quali abbiamo parlato, abbiamo discusso, erano i latitanti, sono stati i latitanti. Quasi una fissazione del procuratore Capiro De Rao, cioè al secondo, terzo incontro parlavamo sempre di latitanti, ed è rimasto colpito da questo Francesco latitante condannato all'ergastolo.
latente da 6 anni. Fortuna ha voluto che eravamo, tra virgolette, coperti, cioè che già avevamo un'attività di indagine con la Polizia di Stato. Però questa attenzione, questa richiesta continua del procuratore su questa indagine ci è servito anche a concentrarci ulteriormente, cioè sentivamo ancora di più il peso di ottenere il risultato, e ovviamente questa pressione l'ho scaricata anche sugli uomini della squadra mobile di Reggio Calabria, sullo SCO, Interpol, eccetera. Dico questo perché da subito abbiamo visto che le indagini, questo filo d'Arianna ci portava all'estero, ci portava alla Germania, non solo, poi perché sostanzialmente Nirta fa parte di quelle ormai purtroppo famoso Nirta Strangio da un lato, per le volte dall'altro, la faida di San Luca, che ha portato poi alla strage di Duisburg, ma poi ci portava sempre con maggiore insistenza in Olanda, e qui siamo stati paradossalmente più fortunati che se fosse stato latitante in Italia, perché ormai sapete, la procura di Reggio Calabria è molto più credibile all'estero che non in Italia, cioè molto credibile all'estero, cioè in qualsiasi parte del mondo facciamo rogatorie, richieste rogatorie, vediamo una risposta online e un rapporto diretto, cioè riusciamo a lavorare con le procure d'Europa, dell'America del Nord e del Sud, quasi come se non ci fosse il trattato di Schengen o i trattati bilaterali che abbiamo con gli Stati Uniti o altri trattati che abbiamo con Sud America. Questo grazie alla credibilità che ci siamo guadagnati sul campo nel corso, ormai possiamo dire, di decenni. E anche in questo caso, mai come in questo caso, è capitato che la collega che aveva in carico questa rogatoria internazionale, la collega Marti Newhouse, questa collega parla pure italiano, per fortuna, perché voi sapete bene che io parlo molto bene il calabrese, così l'italiano, non conosco una parola inglese. Questa collega, molto brava, cioè dall'estero, minimo parlano 2 lingue, parla italiano, e quindi siamo riusciti, fino a ieri sera riuscivamo a fare rogatorie dirette, mentre eravamo al telefono con lei, riuscivamo a modulare le rogatorie in base a quello che gli serviva, perché come già detto il procuratore c'erano delle novità online, delle novità tipo il ritrovamento della droga, persone che si aggiungevano, persone che contattavano, perché ovviamente, come poi vi dirà la polizia giudiziaria, è stata un'indagine molto articolata, cioè più volte nel corso di questi mesi siamo stati vicini al NIRTA, ma non abbiamo voluto rischiare, nemmeno in Olanda. Devo dire che lui è stato arrestato a Amsterdam, a 50 km da Amsterdam, e la procura di Amsterdam ci è stata vicina e ha autorizzato, perché il sistema olandese, la polizia giudiziaria è completamente bloccata, non può far nulla, nemmeno una perquisizione iniziativa, se non c'è addirittura il decreto del giudice, nemmeno del corrispondente pubblico ministero. Quindi queste difficoltà, queste differenze normative riusciamo a colmarle con la conoscenza diretta, con un rapporto di credibilità, di immagine che ci siamo costruiti nel tempo. È ovvio che anch'io ringrazio non solo la squadra mobile di Reggio Calabria, ma anche lo SCO. L'importanza dell'operazione è determinata anche sottolineata dalla presenza del direttore dello SCO e del direttore della prima divisione, oltre che la rappresentante dell'Interpol, voi conoscete bene il personaggio e la storia di come si è arrivati, di chi è Nirta e da quale famiglia, da quale casato proviene, famiglia Nirta che è famosa e ha l'attenzione dell'autorità giudiziaria sin dalla fine dell'Ottocento. Stiamo parlando di famiglie che hanno a che fare con lo Stato, con la giustizia, da fine Ottocento. E l'ultima cosa, perché non voglio poi bruciare la possibilità di alla PG dire qualcosa, è il NIRTA, ricordiamo che ha avuto una condanna definitiva a 7 anni
perché era stato condannato per droga nell'operazione Trina, l'operazione del Gode della Guardia di Finanza di Catanzaro, condannato a 7 anni per associazione iniziata al 2013. Lo stesso ieri ha continuato, non ha perso il vizio di trafficare cocaina e ieri per caso aveva 40 kg. Il mio personale saluto ai signori giornalisti, e per me è un motivo di orgoglio essere qua in terra di Calabria, a Reggio Calabria, per essere presente a questo incontro con voi, perché vuole affermare questo momento un'azione importante, importantissima, nell'azione di contrasto all'andrangheta. Oggi possiamo affermare che è stato assicurato alla giustizia un capo dell'andrangheta, un uomo di primissimo piano dell'andrangheta, che ha sostituito i suoi parenti stretti e i fratelli nella conduzione di una delle famiglie più pericolose dell'andrangheta calabrese, la famiglia Nirta di San Luca. Conoscete la storia della famiglia Nirta di San Luca, conoscete le dinamiche criminali che hanno caratterizzato l'evento drammatico della strage di Duisburg, conoscete la faida annosa tra le famiglie Nirta Strangio e Pelle Vottari, e per queste ragioni, avendo assunto il ruolo di leader dell'organizzazione, Nirta Francesco era stato recentemente inserito nell'elenco dei latitanti di massima pericolosità del Ministero dell'Interno. Io sarò molto sintetico con la mia norma, però non posso non ringraziare in questa circostanza il sostegno che il questore di Reggio Calabria ha manifestato agli operatori e agli investigatori sin dall'inizio delle attività investigative, e non posso non sottolineare l'importanza della guida strategica e della vicinanza espressa dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria, qui rappresentata dal procuratore e dal dottor Nicola Gratteri, ai quali vanno i miei ringraziamenti per averci sostenuto in questa azione investigativa che è stata complessissima. La complessità dell'azione investigativa dipende anche dal fatto che i moduli investigativi si devono adeguare ai moduli investigativi olandesi, e di conseguenza questa operazione di unione, ecco, di attività investigative non è stata molto semplice. Però ecco, per questi aspetti io lascerei la parola al capo della squadra mobile e ai funzionari della squadra mobile, perché mi pare giusto che i termini dell'operazione nel dettaglio vengano espressi da coloro che con noi hanno svolto questa importantissima attività investigativa. Mi preme sottolineare un'altra importante circostanza, che il Servizio Centrale Operativo come missione ha quella di contrastare la grande criminalità nelle sue più efferate manifestazioni, e uno degli obiettivi strategici del Servizio Centrale Operativo è quello della cattura dei grandi latitanti. Non solo, ma il capo della polizia ha voluto conferire a questa azione di contrasto una rinnovata efficacia, chiedendo un ulteriore impegno ai nostri organismi territoriali, al Servizio Centrale Operativo, e questa operazione ne è la dimostrazione, di come debbano essere destrutturati i profili internazionali dell'organizzazione. L'operazione di ieri è un esempio di come sia necessario
recidere i canali di collegamento, i canali di comunicazione tra i paesi stranieri e i paesi di origine, diciamo, della Calabria, perché in questo modo si vogliono recidere le fonti di approvvigionamento indebite che sono conseguenti alla realizzazione di attività illecite. È di tutta evidenza che i 40 kg di cocaina sequestrati in Olanda e la cattura di quattro soggetti costituivano un sicuro punto di riferimento, Francesco Mirta, per la conduzione di attività illecite che altro non fanno che arricchire ed ingrassare l'andrangheta. L'impegno nostro quindi continuerà, si manifesterà sempre più forte e saremo sempre vicini alla Procura della Repubblica di Reggio Calabria e al Questore di Reggio Calabria. Io vi ringrazio e se voi dopo vorrete sottopormi delle domande sono a vostra disposizione. La parola direi al capo della squadra mobile. Ci siamo dimenticati che come procura l'indagine ha partecipato il collega Tedesco. Buongiorno a tutti, vorrei iniziare ringraziando la procura, il questore e lo SCO per le parole di apprezzamento e per la fiducia che hanno sempre manifestato nei confronti della squadra mobile di Reggio Calabria. Vorrei soffermarmi un attimo sul questore, perché lui ha ringraziato noi per gli enormi uomini della squadra mobile, gli uomini e le donne della squadra mobile per gli enormi sacrifici, però io nel mio piccolo posso dire che siamo noi che siamo onorati di lavorare al suo fianco, perché è sempre foriero di consigli che poi si rivelano sempre azzeccati, giusti, che ci danno la dritta via. Per quanto riguarda poi l'indagine, come è stato già sottolineato da tutti, è stata un'indagine molto complessa. Ci siamo basati solo e esclusivamente su attività tecniche, nessun confidente, nessuna delazione, come avviene solitamente in questi casi. Da oltre un anno seguivamo questa indagine che ha comportato enormi sacrifici. Il personale, un gruppo di 10-12 persone, dormiva con la valigia in mano, perché abbiamo interpretato non le parole ma il pensiero, e sono stati veramente bravissimi, diciamo. Quindi si partiva di notte per facevamo pedinamenti, diciamo, su tutta l'Italia, a volte siamo andati a finire anche all'estero. Quando abbiamo capito che l'indagine si stava spostando in altra nazione, abbiamo quindi sono stati interessati, qui è intervenuta la cooperazione internazionale, e quindi un grazie particolare anche alla polizia olandese che si è dimostrata sempre affidabile. Si è impegnata al massimo per il raggiungimento di questo difficilissimo risultato. Sapete tutti che il Mirta è un elemento pericolosissimo inserito nella lista dei 30 soggetti particolari, e anche l'intervento della fase esecutiva è stata curata nei minimi dettagli. Quando eravamo certi di averlo ormai individuato, è scattata l'operazione e ha portato anche al sequestro dell'ingente quantitativo di cocaina, oltre che un sequestro anche di denaro contante per oltre 20.000 euro e denaro anche di altre monete internazionali, e all'arresto quindi di 5 persone, comprese il Mirta, di cui 3 di nazionalità marocchina, e il Pasqualone, che era il soggetto, il Fred Union, che ci ha portato poi all'individuazione del covo di Mirta. Passo la parola ora al collega Andrea Grassi, che ci è stato molto vicino, diciamo, e che ha coordinato tutta l'attività investigativa. Allora, rispetto dei loro signori che hanno parlato prima di me, non ringrazio nessuno, perché sennò mi ripeto. Io sostengo soltanto questo, che operazioni come queste si possono realizzare soltanto quando c'è una squadra mobile come quella di Reggio Calabria, un questore come quello di Reggio Calabria e una procura. E mi piace ripetere, il procuratore capo Caffiero De Rao e il procuratore aggiunto Nicola Gratteri, che sostengono la nostra azione, la condividono e sono sempre accanto a noi. È vero, è stata una difficile indagine, ed è verissimo che questa indagine ha avuto il suo esito brillante e felice,
perché abbiamo anche un servizio Interpol, un servizio di cooperazione internazionale che è capace di muoversi quasi come ci si muove in Italia, all'estero. L'esempio di questa indagine è che la sinergia fra uffici intelligenti e preparati porta ai risultati. Mentre vi ascoltavo, leggermente mi emozionava ricordare che negli ultimi 6 mesi sono stato in questa stanza altre 2 volte per la cattura di Strangio e di Trimboli. Quindi, al di là delle parole belle che ho ascoltato e che gratificano il lavoro quotidiano che facciamo noi allo SCO, che fa la squadra mobile di Reggio Calabria e che fa il personale, perché spesso dimentichiamo, insomma, che dietro le nostre parole, le nostre facce, ci sono persone anche anonime che lavorano quotidianamente, sul serio, anche a rischio. Al di là delle parole contano i risultati, ma io avevo piacere, ecco, di ricordare che grazie a questa procura, grazie a questa questura, negli ultimi mesi sono stati assicurati alla giustizia anche personaggi del calibro di Strangio e di Trimboli. Non aggiungo altro, e grazie delle parole che avete speso. Parola al servizio cooperazione internazionale di polizia. Buongiorno a tutti, ringrazio le belle parole degli signori procuratori, del signor questore e degli altri dirigenti della nostra forza di polizia, ma quello che io voglio esternarvi è la grande opportunità che abbiamo avuto in questa situazione con una cooperazione rafforzata che con l'Olanda è in corso dagli ultimi tempi, che ci consente di poter diminuire quei tempi di azione che il loro ordinamento spesso è diverso dal nostro, quindi ci consente dei tempi molto più lunghi nell'agire, e che invece con una cooperazione rafforzata di polizia riusciamo in tempo reale ad avere risposta. Il Dipartimento della Pubblica Sicurezza per questa circostanza ha un suo esperto per la sicurezza inviato sul posto proprio per queste ramificazioni in ambito internazionale, segnatamente nell'Olanda, che è una associazione criminale come questa, come la Naranghetta, ha in quel paese. E non ho altro da dire, perché le attività in Olanda sono ancora in corso e non c'è possibilità di poter riferire altre novità. Grazie a tutti. Francesco, vuoi dire una battuta? Ci ha parlato del dirigente della mobile. Il dottor Rattà è proprio il capo del... Per sapere, per me ci spiegate un po' meglio come ci siete arrivati, seguendo chi, facendo cosa, i ruoli che avevano, anche i 3 marocchini che sono stati arrestati, perché tipo di rapporto avevano con NIR, insomma, capire un attimino proprio dal punto di vista pratico, diciamo, come vi siete mossi sul territorio e come ci siete arrivati, insomma, per quanto possibile ovviamente. Il magistrato che dirige le indagini, il dottor Grattelli. No, dico no, quello. Ecco, questo è il pezzo. Ovviamente noi possiamo rispondere solo a un pezzettino di questa domanda, nel senso che, come già ha detto il dottore Semeraro, quando si inizia un'indagine per un latitante, si cerca di studiare la storia del latitante. La storia è importante, conoscere la storia di ogni cosa è già un buon inizio, altrimenti ci si può trovare in mezzo di un guado, non riuscire ad andare in avanti né indietro. Noi come sempre studiamo la storia della persona che ci interessa, e quindi le frequentazioni, gli amici o gli ex amici, o i nemici o gli ex nemici, perché ciò che noi diciamo oggi, fra 3 giorni, fra una settimana, può essere smentito, può non valere. Cioè, noi alleniamo la nostra mente a mettere in discussione tutto ogni giorno, solo in questo modo si può partire senza preconcetti, essere avere la mente libera all'investigazione, alla tecnica d'indagine, mai partire con preconcetti. E in questo caso, dopo aver studiato, cioè per noi Pasqualone era un illustre sconosciuto, perché era di 5 frondi,
viveva da Noia, quindi era fuori dal contesto dell'Andrangheta della Ionica, no? Un'irta fino a qualche anno fa per noi era inimmaginabile che un'irta potesse frequentare due marocchini, d'accordo? E allora questo cosa vuol dire? Vuol dire che quando un andranghetista si sposta al suo territorio, noi abbiamo sempre, ci sono due tipologie di andranghetisti, cioè se un andranghetista è un promotore di una situazione di stampo mafioso, e questo andranghetista, anche se latitante, non si può muovere dal suo territorio al suo locale, perché altrimenti è un segno di debolezza, perde la leadership. Ma nel caso di specie il NIRTA non era solo un soggetto, un promotore di un 416 bis, per intenderci, ma uno specialista in traffico di cocaina. Infatti io ho detto che è stato condannato a 7 anni per traffico, per associazione di inquinanti del traffico di stupefacenti 10 anni fa. Quindi è il tipico latitante che tranquillamente può trascorrere la sua latitanza all'estero e nel contempo essere funzionale all'associazione della quale fa parte, all'organizzazione criminale della quale fa parte. Infatti l'Europa è piena di latitanti, dranghetisti, camorristi di Cosa Nostra, specializzati nel traffico di droga. Cosa fanno le nostre mafie, le mafie italiane in Europa? Vendono cocaina e riciclano denaro. E come avete visto, ieri sera questo qui aveva 40 kg di cocaina. Che serve ovviamente al mercato olandese, serve per mantenersi nella latitanza, serve per continuare a tenere rapporti all'estero. Io mi intanto, per quanto riguarda, noi parliamo di associazione di inquinanti tra più stupefacenti, è fisiologico, è nella natura della tipologia del reato interagire con più organizzazioni criminali all'estero. Anche le famiglie in lotta di loro si parlano perché c'è l'interesse superiore del risultato, dell'obiettivo di risultato, quello di far arrivare la cocaina in Europa, quello di venderla all'ingrosso sulle piazze d'Europa. E quindi gli schemi e le conoscenze che noi abbiamo sul territorio, che è questo della Ionica, della Piana di Gioia Tauro, di Reggio, non valgono all'estero. Quindi noi all'estero abbiamo un altro tipo di approccio, un altro tipo di interazione. E poi la possibilità del successo è i continui rapporti, tenere sempre i rapporti di buoni, soprattutto di realtà, non raccontare mai, non truffare mai bugie alla polizia straniera o all'autorità giudiziaria straniera, non la recuperate più l'immagine. La credibilità, la serietà di un ufficio sta nella lealtà, anche se può essere duro o amara. E noi, questo ci ha aiutato tantissimo, l'essere stati sempre leali, ad esempio con l'ufficio di collegamento dei Paesi Bassi a Roma, abbiamo rapporti quasi quotidiani, che ci serve, è il ponte che ci serve per interagire con le polizie, con la polizia in questo caso olandese, con l'autorità giudiziaria olandese. E quindi questo ci ha facilitato tantissimo, cioè se noi non avessimo avuto questa credibilità, sia come Polizia di Stato, sia come Procura di Reggio Calabria, noi a NIRTA ieri non l'avremmo preso. Noi sentivamo, sapevamo che era lì, però come lo prendevate? Se non preparavate online la documentazione, se non parlavate in modo diretto e credibile, chi vi chiamava, chi vi parlava venerdì sera, chi si interessava di voi, chi andava a parlare? Quando in altri stati sappiamo bene la polizia giudiziaria che alle 12:30 di venerdì butta la penna. Quindi questo è importante, la credibilità, la storia di un ufficio è fondamentale per arrivare a questi risultati. E quindi di altro, di quello che è successo ieri sera, non possiamo dire. Il ruolo svolgevano, quali compiti marocchini che... Allora, tre secondi fa ho detto, di altro, di quello che è successo a Reggio Calabria, che è successo a lì in Olanda, non possiamo dire. Erano solo, come dire... Sono stati arrestati. Pranzo, sono stati arrestati. C'erano nel giro del narcotraffico, c'erano dei corrieri, c'erano guardie del corpo, qualcosa. Sono stati arrestati ieri sera, stiamo facendo delle indagini in Olanda e non vorremmo fare un favore all'organizzazione. Noi pensiamo alla gallina domani, non a proprio oggi. Anche per i nomi, arrestati per fuori reale. Ah, e per associazioni di questa tra cosa va bene? L'Olanda è un paese che è stato scelto a caso da NIRTA, oppure vi risulta che in Olanda ci siano magari le condizioni ideali per meglio operare nel campo della
del traffico di droga internazionale? Cioè, il motivo se... No, guardi, lo sapete bene che l'Olanda, come la Germania, come il Belgio, sono paesi prediletti da parte della 'ndrangheta. Ci sono locali di 'ndrangheta, cloni di quelli della provincia di Calabria, in Germania, Belgio, Olanda, e quindi ormai è storia giudiziaria questa, cioè sono delle basi logistiche. In Olanda ci sono due porti importanti, tra i porti più importanti del mondo nell'interscambio con l'America del Sud e l'America del Nord, come Amsterdam e Rotterdam, per poi andare ad Anversa. Cioè sono degli stati strategici che scelgono le organizzazioni criminali, che sceglie sia la 'ndrangheta che la Camorra, penso ad esempio anche alla Spagna. Cioè sono degli stati strategici perché la droga deve essere venduta. Quindi non si vende stando a San Luca o a Santa Platina, si vende avendo dei broker, avendo dei soggetti, a prescindere se in quel momento storico sono andati tanti o meno, dei soggetti che possono promuovere la vendita all'ingrosso in tutta Europa. Dottore, allora niente ci potete dire eventualmente su come era logisticamente organizzato questo miniere, come lo chiamano gli olandesi? Niente, non possiamo sapere se fosse, diciamo, se era uno che usciva, che si faceva vedere in giro, stava acquartierato, aveva... No, dopo un anno e mezzo che l'aveva gestito, sì, un latitante si muove, il latitante all'estero si muove, il latitante in Calabria cosa fa? Sta nei bunker, sottoterra, avete visto, si muove, e quando deve incontrare qualche persona dello stesso calibro o più importante, si sposta dal bunker, va in un territorio neutro e incontra... Il latitante all'estero si muove perfettamente come ci muoviamo noi, come lei va ad Amsterdam per turismo, esattamente si muove il latitante, in modo perfetto, tranquillo, non ha nessun problema perché è sicuro di non essere conosciuto. Cioè il latitante è stato catturato perché noi l'abbiamo indagato dall'Italia, non è il contrario, con i nostri dati, con i nostri elementi, la collega Martie si è attivata e la polizia si è attivata attraverso con la polizia di Reggio Calabria, con lo SCO, Interpol, con l'ufficio di collegamento a Roma dei Paesi Bassi. Come si chiamava la città? No. La città si chiama, è difficile pronunciarla, Amstelveen. Poi ve lo scrivo, ve lo... Utrecht. È a 50 km da Amsterdam. Solo per sapere se l'avete beccato per strada oppure nel covo. No, nel covo. Quindi c'è questo lungo. Era così lussuoso questo appartamento? Normale. E una valutazione invece di carattere più generale, adesso l'Europa sta discutendo di, come dire, anche per anarchisire gli altri stati il reato di associazione di stampo mafioso, insomma. Questo quanto è importante, la valutazione che date, che dà la procura di Reggio rispetto a questa cosa che è in discussione, che potrebbe essere, come dire, una svolta? Certamente sarebbe una svolta, anche perché il primo gradino per avere successo nei confronti delle organizzazioni è l'aggressione ai patrimoni. L'aggressione ai patrimoni è fondamentale e per raggiungerla, per arrivare a realizzarla, è necessario avere dei presupposti, no? Giuridici, il riconoscimento e del reato, la configurazione di reati che ad essa consentono di arrivare. Per noi l'associazione mafiosa rappresenta il presupposto fondamentale per l'aggressione ai beni, e questa stessa sensibilità che abbiamo nel contrasto alle organizzazioni mafiose si è cominciata a diffondere anche a livello europeo, e questo è naturalmente fondamentale, perché le organizzazioni, come peraltro rappresentava poc'anzi il collega Gratteri, vanno ad operare all'estero per essere libere, per avere un minor contrasto. Ecco, ora si comincia a rilevare anche negli altri paesi l'esigenza di avere strumenti efficaci, e sulla base dell'esperienza che si è maturata in Italia si comincia a elaborare un sistema giuridico che consenta appunto di fermare le organizzazioni e impedirne l'arricchimento, così come invece è avvenuto negli ultimi anni. Procuratore, posso farle una domanda con una punta di amarezza, perché lei ha usato un'espressione a un certo punto che mi sono assegnato proprio
ha detto testualmente: in questa occasione la fuga di notizie non c'è stata, perché non sono stati rari i casi in cui proprio dall'avvio dei controlli le persone da controllare erano avvertite immediatamente. Allora, vabbè, la storia anche del nostro paese degli anni '80, perché uomini e donne dello Stato sono stati massacrati a Palermo proprio per, da Interna Corporis arrivavano Cassarà e tanti altri. Le posso chiedere, ma c'è in questo momento un audit interno che riguarda, non so, la struttura investigativa complessivamente, dalla procura fino agli organi di polizia, per bonificare eventuali potenzialità di diffusione di anticipazioni di notizie o fughe o avvertimenti nei confronti delle associazioni criminali? Guardi, diciamo che vi è grandissima attenzione ai segnali che possono emergere ed emergono nel corso delle indagini su informazioni che la criminalità riceve. Quindi ogni qualvolta emerge un episodio di questo tipo, le indagini si sviluppano a tappeto, perché innanzitutto per crescere nel contrasto è necessario innanzitutto avere organismi che siano affidabili oltre che professionali. E proprio di questo devo dire mi compiacevo con il gruppo di uomini anche nutrito che ha partecipato a queste indagini. Il fatto che nonostante fosse un gruppo ben consistente, nulla è emerso pur essendo state le indagini sviluppate per mesi e mesi. E certo che questo è il primo problema. Una organizzazione criminale, l'Ndrangheta oggi è la più forte, intanto riesce a esprimere il proprio controllo sul territorio in pieno, in quanto si avvale di uomini che appartengono alle istituzioni, a tutte le istituzioni. Ma non mi riferisco ai vertici, è chiaro che in alcune ci può essere un vertice, in altri è sufficiente addirittura un telefonista, in altri ancora è sufficiente un commesso, in altri ancora è sufficiente un semplice impiegato, ma comunque di persone che sono funzionali alla conoscenza e all'espletamento del controllo delle attività e del territorio. E quindi è evidente che laddove si svolgono indagini c'è una informazione, l'indagine automaticamente salta. Avere quindi le persone all'interno delle forze dell'ordine significa riuscire a comprendere in che modo si muove quella parte dell'organismo giudiziario, di polizia giudiziaria, che sta svolgendo indagini. Grazie. Vorrei a questo proposito aggiungere, ecco, che la permeabilità degli uffici è il punto primo della mia gestione, come penso che sia il punto primo della gestione di altre forze di polizia, perché mi sono confrontato con gli altri vertici della forza di polizia, ma pensano esattamente come me. Se non si assicura la impermeabilità dell'ufficio, non si può combattere nessun fenomeno criminale, men che mai l'Ndrangheta, che nella infiltrazione istituzionale ha il punto di forza numero uno, come ha già detto il procuratore De Fiero. Volevo un attimo poi aggiungere una cosa all'osservazione dell'amico circa la presenza dei marocchini. Non devi, secondo me, farti influenzare dalla nazionalità, perché io ricordo negli anni '80 un tunisino, tale Benfadeli Hassin, che identificammo dopo enormi sforzi, era il fornitore della cocaina a gruppi di Reggio come quello dei Barriga e degli Arenuti. Insomma, aveva un ruolo assolutamente apicale ed è il braccio destro del altrettanto famoso e negativo Michel Lerners, che era uno dei più grossi trafficanti internazionali al suo tempo di cocaina. Quindi la nazionalità non deve lasciare, diciamo, trasparire valutazioni insomma fuorvianti. Devo capire che ruolo appunto, non significa nulla, si può rivestire un ruolo basso, di basso profilo,
ma come si può rivestire ruoli di alto e altissimo profilo. Grazie.